Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, io sto bene. Ieri ho fatto, oddio, sto bene tra virgolette, nel senso che ieri ho fatto la visita e l'effetto dell'atropina è ancora attivo nei miei occhi, quindi ho la pupilla super dilatata, vedo tutto l'effetto dopo qualche giorno. Io sono quel raro caso che deve sempre fare la differenza, anche in questi casi. Fastidiosissimo, devo dire la verità. Comunque, vabbè, si risolve in un paio di giorni, mi metto di usare la lente, poi se devo vedere bene da vicino devo utilizzare sfocato. Mi è venuto un infarto stamattina perché mi hanno detto: guarda Serena, che fra circa 2 ore ti passa. Poi invece stamattina ho sentito il centro e mi hanno detto che è normale, che può capitare molto raramente che alcune persone invece smaltiscono un occhiale con il più 2, quindi dovrei risolvere in questo modo. Però vi volevo parlare di ieri, della visita che è andata bene, sono idonea per fare l'intervento chirurgico. È il femto LASIK, se non sbaglio si chiama così, è una correzione laser dei difetti visivi. Ok, quindi l'intervento in sé dura veramente molto poco, mi hanno detto 10 minuti, ma sull'occhio ci stanno 2 minuti su un occhio e 2 minuti sull'altro, e si fa insieme, cioè si fanno entrambi gli occhi nella stessa seduta. E molto probabilmente lo farò, al 99% lo farò a marzo, scusate, ad aprile, a metà aprile. E mi avete mandato un sacco di messaggi dove mi avete scritto le vostre esperienze, ovviamente la maggior parte positive, qualcuna negativa, qualcuna che magari dice dopo 10 anni, ho capito, e si potrebbe riproporre. Però secondo me comunque vale la pena per 10 anni, insomma, liberarsi di occhiali, lenti, specialmente nel mio caso perché ho un occhio un po' secco e quindi le lenti mi creano problemi, a fine serata mi danno fastidio, insomma, fra 10 anni poi alla fine ci penserò. Però comunque voglio mettere un sondaggio: voi cosa fareste se anche vi dicessero che fra 10 anni bisogna rifarlo? Lo fareste oppure no?